Francesco Antognoni, lei è insieme alla sua compagna Roberta Righi, campione italiano di ballo da sala, categoria senior. Innanzitutto, quando avete ottenuto questo riconoscimento che rende orgoglioso lei, la sua famiglia, ma anche l'intera città di Fano? L'abbiamo ottenuto il 13 luglio a Rimini in occasione dei campionati italiani di danza. Quante coppie eravate a ballare? Ci spieghi un po' questa giornata. Eravamo diverse coppie, e la giornata si è svolta che prima abbiamo fatto una fase eliminatoria per poi arrivare alla finale, arrivare e contendersela con altre 5 coppie di altre regioni, prevalentemente lombarde. Che emozione ha provato? Emozione unica. Vincere il titolo italiano è un'emozione unica. Ma lei non è solo campione italiano, ma anche vice campione nella categoria liscio unificato. Siamo arrivati secondi lì, sì, purtroppo per un punto ho perso quella lì. Ma quando hai iniziato a ballare? Nel 2021, per gioco ho cominciato, convinto dalla mia compagna a intraprendere un percorso con lei che già lei lo faceva a livello amatoriale. Quindi l'ha coinvolto? Sì, è sfociato nella competizione, nel conoscere altra gente, altre coppie, girare luoghi diversi in Italia per le gare e mi ha affascinato la cosa. Ma quante volte vi allenate a settimana? Dalle 3 alle 5 volte a settimana. Cosa le ha lasciato questa esperienza? La voglia di continuare e soprattutto ho reso orgoglioso, ecco, l'associazione di cui faccio parte, la SD Tridente di Fano. Prima eravamo sì in una scuola di ballo, poi abbiamo deciso di staccarci dalla scuola e intraprendere questo percorso autonomamente con altre 4 coppie. Il prossimo passo dopo questa vittoria del campionato italiano quale sarà? Quello di continuare ad allenarci. Naturalmente saliremo di categoria, ed essere pronti per il prossimo anno. Ad accompagnare Francesco Antognoni in questa avventura, l'associazione Tridente, quando è nata? La Tridente è nata nel 2021, ma i principi dell'associazione hanno origine dal 2015. Noi portiamo avanti i principi di un volto noto della marineria fanese che da quest'anno è venuto a mancare, che è il signor Maiella Giorgio, mio padre. E quei principi lì li abbiamo portati avanti e li stiamo portando ancora avanti con dei ragazzi che non sono solo competitori ma hanno delle capacità di coinvolgimento e di coinvolgere non solo tutte le altre persone ma anche altri contesti sociali. Ecco, vogliamo ricordare quali sono gli scopi della vostra associazione? L'associazione, oltre alla danza sportiva, si preoccupa anche del turismo sociale, quindi portare aiuto e non solo un aiuto economico ma anche un aiuto di assistenza a quelle famiglie che hanno componenti con disabilità o con affetti d'autismo. Poi procediamo anche con la promozione sociale inerente all'educazione civica e nel caso nostro specifico la divulgazione del codice della strada. Ecco, in futuro la vostra associazione si vuole allargare sempre di più, diciamo che il vostro sogno è quello di arrivare anche a livello sanitario, che cosa vorrete fare? Noi quell'assistenza che diamo a quelle famiglie con spettro autistico oppure con quelle famiglie che hanno disabilità al loro interno cerchiamo di dare non solo un aiuto economico ma cercare di sostenere e formalizzare e dare un centro all'interno della città di Fano. Abbiamo creato degli eventi agonistici anche per chi ha delle disabilità come il Boom Basking di Pesaro. Diamo un sostentamento, un aiuto quando abbiamo le possibilità, questo va indicato questa cosa, con la Città della Gioia di Pesaro dove si dà assistenza alle persone che non hanno fissa dimora e ci è capitato di collaborare anche con l'Associazione di Promozione Sociale Amare per le patologie del sangue. Invece per chi fosse interessato di iscriversi alla vostra associazione come vi può contattare? Siamo su Facebook, all'interno si trovano tutti i contatti, le modalità, chi siamo e cosa siamo.